ancora oggi non ci vedono, come testimoniano le decine di mail che stanno arrivando. Che c'è una regia intorno agli oscuramenti, si dice che la News 24, detto Romani, fa danni per 24 ore, siamo orgogliosi che ci sia una emittente che faccia danni rispetto a chi governa. Quando formammo Rai News nel 99, era un'esperienza straordinaria, forse la più avanzata del mondo a livello multimediale in televisione. Oggi è una specie di bene perduto di cui bisogna andare alla ricerca addirittura nelle nuove piattaforme digitali. È un fatto molto grave, denota all'interno di una deriva complessiva dell'informazione estremamente grave, che il servizio pubblico ha veramente perso la sua bussola, che oggi è mal gestito e soprattutto controllato politicamente dal potere. Io credo che Rai News 24 sia ancora un grande potenziale tecnologico, professionale, umano, fatto da giornalisti in gamba che meriterebbero ben altra attenzione, risorse e possibilità di poter avere un pubblico più vasto. Nel momento in cui c'è una concorrenza molto forte, quella di Sky e anche tra poco sul piano delle All News quella di Mediaset. Non vorrei che fosse proprio qui la chiave per capire questa deriva e questo abbandono. Ti vorrei ringraziare tutti i CDR della RAI, di TG1, TG2, TG3, Giornale Radio, GR Parlamento, RAI Parlamento Televideo, RAI Internazionale, RAI Sport, il coordinamento CDR della TGR, che esprimono solidarietà ai colleghi di RAI News. Sembra che ogni manovra che fanno sia una manovra che non ha il senso profondo del sistema in cui vanno ad influire. Fanno una manovra in base a decisioni politiche opinabili o in base a valutazioni economiche che non hanno nulla in contatto con quello che effettivamente succede nel sistema, ad esempio io rappresento l'INSEAN, nel sistema di ricerca su cui vanno ad influire. E intanto un legame di riconoscimento dell'elevatissima professionalità dell'emittente che ci è stata molto vicino durante la nostra protesta e ci ha aiutati a veicolare i nostri appelli. E poi abbiamo potuto vedere da vicino dei professionisti, purtroppo precari, esattamente come precari che stavano sul tetto. E quindi la vicinanza è per quello che questo paese fa nei confronti di chi si occupa di conoscenza, di ricerca, di informazione. Sono le persone trattate peggio, persone che arrivano a 40-50 anni e ancora sono precari. Qui addirittura non è manco più un problema di posto di lavoro, ma oscuramento dell'informazione, quindi è il minimo che potevamo fare per Rai News.